Ciao, bentornato, benvenuto sul Pensiero Non Lineare. Sono la dottoressa Dima, psicologa clinica, e sono lieta di essere anche oggi qui con te per continuare un po' insieme questo viaggio tra e intorno alle stanze della psicologia. Per prima cosa, se vuoi, ti invito ad indossare gli auricolari al fine di avere un'esperienza che sia più coinvolgente. Poi, come dico sempre, fa un bel respiro. Sciogli i muscoli del collo, delle spalle e della schiena. Trova una posizione che sia per te comoda, siediti oppure stenditi. Se ti va, togli anche le scarpe che io le ho già tolte. Il viaggio di oggi ci porta tra le stanze della filosofia morale, ci porta infatti a conoscere un dilemma molto importante, molto famoso, un dilemma che al tempo dei miei studi fu, insomma, talmente interessante che rese le nostre giornate molto divertenti perché, come vedremo, i dilemmi morali sono molto simpatici perché non puntano tanto diciamo, al tipo di risposta che viene data per risolvere tale dilemma, ma alle motivazioni, insomma, è proprio al ragionamento che è sotteso alla risposta che viene data. Quindi immaginate centinaia di studenti universitari che si perdono tra i ragionamenti e furono delle lezioni molto interessanti. Però aspetta, aspetta, aspetta. Non ti dirò molt'altro adesso, perché se sei pronto, 3, 2, 1, allaccia le cinture che si parte. Conosceremo quindi oggi il dilemma etico del male minore. Nell'ambito della filosofia morale, il problema del carrello di Edmonds è ormai un classicone, a cui, come appunto dicevo, persino tutti gli studenti universitari sono stati sottoposti. Nella sua prima e basilare formulazione, il problema è stato posto dalla filosofa inglese Philippa Foot. La filosofa elaborò la prima formulazione del problema in occasione della proposta di conferimento di una laurea honoris causa da parte dell'Università di Oxford al presidente Harry Truman nel 1956, per conferire la quale era necessaria l'approvazione di tutti gli accademici. La Enscombe dichiarò pubblicamente che avrebbe votato contro perché Truman, autorizzando l'uso della bomba atomica contro il Giappone, aveva sì fatto cessare la guerra, ma a prezzo della vita di centinaia di migliaia di innocenti. Secondo la Enscombe, questo era infatti pur sempre un omicidio, pertanto il presidente era un assassino. La Foot sostenne la collega in questa circostanza. Truman aveva infatti evidenziato indirettamente un importante punto. Era infatti il presidente consapevole del fatto che, lanciando la bomba, avrebbe ucciso degli innocenti, quindi intenzione, o aveva soltanto previsto, senza l'intenzione, quindi, che alcuni innocenti sarebbero morti? A questo punto possiamo affrontare il problema del carrello, detto anche del ramo deviato. Immaginiamo questa situazione. Abbiamo innanzi una scena. Stiamo osservando un carrello ferroviario che sta viaggiando senza controllo su un binario sul quale ci sono 5 persone legate. Ne deriva che queste persone saranno sicuramente uccise. Ci rendiamo conto, tuttavia, che azionando una leva possiamo deviare questo carrello su un altro binario su cui però è legata una sola persona. Che facciamo? Edmonds ci informa che la maggioranza delle persone a cui è stato sottoposto questo interrogativo, in questo modo quindi, a prescindere dalla cultura di provenienza, dalla condizione personale, ha risposto istintivamente che avrebbe deviato il carrello. Ugualmente accadde nella mia aula universitaria. In seguito, un'altra filosofa, Judith Thompson, ha proposto di immaginare una situazione leggermente diversa. Siamo su un ponte e il binario con il carrello impazzito è sotto di noi. Come in precedenza, ci sono 5 persone legate, però accanto a noi c'è un uomo molto grasso che, se spinto giù, fermerà sicuramente il carrello. Come nel primo esempio, anche qui, morendo, insomma, sacrificando una sola persona, possiamo salvarne 5. Che facciamo? Buttiamo giù l'uomo grasso oppure no? A differenza del primo caso, ora la maggioranza degli interrogati, riferisce Edmonds, dice di no. Perché? Dal punto di vista di una razionalità utilitaristica non cambia niente nelle due situazioni. Il male minore è che muoia una sola persona per salvarne altre 5, quindi più persone. Eppure, se istintivamente in questo caso la maggioranza dice che non spingerebbe l'uomo giù dal ponte, nonostante sembri vantaggioso rispetto al numero delle vittime, deve esserci qualche differenza. C'è pertanto qualcosa che fa sembrare immorale l'azione di buttare giù un solo uomo? E in un terzo esempio ancora, è stata introdotta un'altra piccola variante. Non si deve spingere l'uomo, ma si può azionare una leva che apre una botola in cui l'uomo cade e i 5 si salvano. Tuttavia, anche in questo caso, la risposta non cambia e le persone continuano a sostenere di non voler spingere giù l'uomo, ritenendo più accettabile toccare la leva. Come per qualsiasi appunto altro tipo di dilemma etico o dilemma morale, come dicevo prima, è sempre interessante non tanto la risposta data quanto il tipo di ragionamento sotteso. La filosofia morale è un ambito molto interessante proprio perché consente di porre attenzione al come piuttosto che al cosa.
Allora, per i più curiosi, perché lo so che ci siete, gettare giù una persona toccandola è come nel caso della leva, e non come nel caso della leva in cui tocchi soltanto un oggetto stando lontano dalla vittima, è considerato dalle persone omicidio. Molti infatti considerano toccare e gettare giù una persona una responsabilità troppo alta da prendere. Appare inoltre come un atto di volontà di uccidere qualcuno. Nel 2001 un filosofo di Harvard, Joshua Green, ha constatato tramite scansione cerebrale che nelle due situazioni si attivano delle aree cerebrali distinte e ha chiamato le due situazioni decisione morale impersonale e decisione morale personale. Ma questa sarà un'altra storia. Bene, anche per oggi il nostro viaggio è giunto al termine, spero che sia stato di tuo gradimento. Se ci sono curiosità, feedback o interagire con me, vuoi dirmi che cosa avresti fatto tu nella situazione, puoi appunto lasciarmi un commento, un feedback, sarò ben lieta di risponderti, ma per oggi il nostro viaggio è giunto al termine, però come ben sai l'aereo del pensiero non lineare non si ferma mai, quindi domani se lo vorrai io sarò sempre qui, sempre rigorosamente senza scarpe, pronta a partire per un nuovo viaggio insieme, ricorda che finisce bene quel che comincia male, alla prossima allora, non slacciate le cinture, ciao!